Marina Gandolfi e Paolo Paganini. Adesso Ivano, una storia che non merita commenti perché il pallone può diventare una ragione per continuare a vivere. Il nostro inviato Saverio Montingelli racconta la storia di un calciatore argentino di 29 anni, Mauro Marciano, che in settembre ha perso la moglie Giuliana e il figlio Teo di 10 mesi. Dopo la tragedia, Marciano, una tragedia, un incidente stradale, aveva dichiarato di voler lasciare l'Italia per sempre. Poi, dopo un periodo di silenzio, in realtà Marciano è tornato a giocare a Manfredonia in seconda divisione perché il capitolo più importante della sua vita è proprio lì. Intanto ne approfitto per ringraziare l'emittente di Andria Telesveva che ci ha dato proprio le immagini per ricostruire questa vicenda. Settembre, 3 mesi fa, il dramma. L'argentino Mauro Marciano, centravanti del Manfredonia, perde la moglie e il figlio. Giuliana e Teo, appena 10 mesi, stavano andando a Barletta per seguire il derby pugliese Barletta-Manfredonia, poi rinviato. Marciano ci teneva tanto a condividere con la famiglia le emozioni allo stadio. La mia vita che noi avevamo costruito da 4 anni fa è crollato tutto. Non è solo riprendere, ricominciare, non è solo quello, perché è ricominciare con un buco nel cuore irreparabile. Quando scende in campo, come si sente? Domenica, dopo la partita, era la prima partita che facevo qua a Manfredonia, dopo l'incidente. Subito dopo la partita mi sono messo a piangere perché io ricordavo loro che sempre quando uscivo dallo stadio, sempre li salutavo e loro mi aspettavano sempre fuori dal parcheggio. E ora pensare a uscire, che non ti aspetta nessuno, non è facile. Qua mio figlio era la mascotta, era una mascotta della squadra, tutto Manfredonia. Lo volevano bene perché tanto mio figlio come mia moglie si facevano volere bene. Lo sguardo che ricordo è quello che mi faceva ogni giorno, che rideva, perché lui rideva sempre. Sempre rideva. Queste sono le cose belle che mi fanno andare avanti, questi ricordi belli, perché c'ho solo i bei ricordi. Oggi è molto difficile fare di tutto, perciò il fatto di stare qua e cominciare a giocare e rientrare in Italia è stata una scelta per riprendere un po' quello che mi è rimasto. Se io un giorno potrei ritrovare un 5% della felicità che ho avuto con loro, sarò a posto, perché io ero troppo felice. Io era troppo perfetto tutto. Neanche se io un giorno avessi sognato una famiglia come quella che avevo, non avrei riuscito a farle così. Se io avrei voluto fare un figlio, avrei pensato a fare un figlio, non l'avrei fatto come te, perché te era troppo perfetto. Era troppo perfetto. E non avrei mai immaginato avere una moglie come Giulia.